Ciao a tutti e bentornati a Casual Nerd, io sono Tash. E io sono Sam J. In questo episodio andiamo a ipotizzare che il sistema elettorale sia differente. Noi lo giudichiamo in base agli inni. Esatto, infatti daremo una valutazione da 0 a 10 in base agli inni, senza sapere di che partito siano. A fine episodio, chi riceve il voto più alto sarà quello che per noi vincerà le elezioni 2018. Andiamo subito a sentire gli inni. Ok regia, andiamo a sentire pure il primo inno. Siamo noi l'Italia che sogna ancora, l'Italia che crede ancora che qualcosa cambierà. Ok, allora a me piace sta roba qua un po' alla Nannini. Quindi sì, perché c'è già un po' di anima rock, secondo me è un bel 7. Sì, decisamente grintosa e bella melodia, no, ci sta, confermo 7 anche per me. Che partito è la regia? PD. La regia manda il secondo inno. Sogno che vive in noi, siamo la gente della libertà. Presidente, siamo con te. Beh, questa qua è facile anche da conoscere come canzone, che ha fatto un'epoca, no? Sì. Per cui decisamente no, è bella, dai, la melodia, la musica è bella e ci sta. 7 anche questa. A me piace il tocco ramazzottiniano. Quasi da Sanremo anche, questa ci potrebbe stare. Secondo me questo è un 8. Un bel 8. Sì. Regia chi era? PDL. Infatti immaginavamo che sì, fosse... Questo sì. Regia, andiamo pure a sentire il terzo inno. Che ama la gente, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la tua libertà. Che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende, non si arrende. Mila e Shiro, sembra una canzone dei cartoni animati. Sì. Sembra una canzone dei cartoni animati. Penso che avesse cantata Cristina D'Avena, gli avrei dato un 10. Ma la voce non è quella di Cristina, e quindi. È orecchiabile, però 6 e mezzo. Io tolgo il mezzo e mi blocco su 6. Che partito è? Popolo della Libertà 2012. Ah, ok, ancora PDL. Ok, grazie regia. Ok, adesso sentiamo la sigla, che poi è un inno, ovviamente. Forza, alziamoci, il futuro è aperto, entriamoci. Sinceramente non ho voglia di andare in chiesa oggi. No. Per me no. 4. Allora alziamoci e seduti, poi in ginocchio. È arrivato il momento di fare la comunione, quindi 3. Regia, illuminaci. Forza Italia. Regia, il quinto inno. Come un treno sta partendo,
il momento di salire. Non vogliamo più promesse, per di più sempre le stesse. Oggi è nata un'occasione. Dai, proviamoci stavolta. Mamma mia. Ah, questa è Balera, proprio Balera. Il valzerino. No, non sono molto per la quale, non mi piace molto. 5 però, 5 perché comunque sia, c'è un po' di ritmo sotto e si può ballare, quindi 5. E sì, confermo il discorso Balera, in effetti ci sta una cosa più estiva, tutti lì così, panino alla salamella, cioè mi dà quell'idea di lavoro. Un bel bicchierino di quelli buoni, dai, aria di festa, 6. 6? Che partito è? Lega. Ok. Passiamo all'inno successivo. Sali Padania, fai sentire quanto è forte la tua voce. Guida il popolo nella tempesta come una madre il figlio. Caccia oltre il fiume il potere falso. Beh, dopo la festa con la salamella, questa qua ci sta anche come digestivo alla fine, dai. Un 6 avevo dato, togliamo il mezzo, 5 e mezzo, sì, 5 e mezzo. 5 e mezzo, invece me da molto Davide Van de Sproos questo, mi piace il ritmo, io sono per un bel 8 e mezzo, Willa. Mi piace, sì, mi piace il ritmo del brano ovviamente. Bene, a questo punto sono davvero curioso di scoprire di chi si tratta. Lega Nord. Ok. Regia, possiamo andare avanti con il prossimo inno? Grazie. Ciecamente, repubblica non vedente, non si spiega, in pratica è la repubblica cieca. Milioni di elettori addormentati per 20 anni davanti ai televisori. Buonanotte senatori, caro Napolitano, te lo dico con il cuore. O vè testimoniare oppure passa il testimone. Dove sono i nastri dell'inchiesta? Si dice che Nicola Mancino scriva meglio con la destra. Stendono un veto sul decreto, in Parlamento non c'è spazio per i disonesti. Sono già il completo. La storia ci ha insegnato che l'Italia. Qua c'è una produzione sicuramente di un altro livello. C'è poco niente da fare. Poi 9 e mezzo. Io metterei anche il mezzo in più. Diamo un bel 10. Assolutamente. Che partito era? Movimento 5 Stelle. Ok. Cosa ci è riservato, regia, come inno? Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno. A me ricorda tanto Goldrick, roba così, questa qua mi piace, dai. Questa qua, anche questa qua, è un bel 9 secco, assolutamente. Allora, a me piace perché il sound è un po'... dà l'idea del punk rock che ascoltavo quando ero ragazzino. Quindi, peccato per l'audio, perché se questo è mixato abbastanza male come pezzo, quindi perde un sacco di punti e scende a 7, se no era molto più... 7. Illuminateci! Movimento 5 Stelle. Ok. Andiamo a sentire l'ultimo inno, mi sembra che sia giusto, regia, l'ultimo inno. Sì, okay. Giusto. Perfetto, grazie.
Ok. Allora, mi piace patriottico questo, perché ha proprio quel coro lì, sì, col sì, coro sì. sotto massiccio, con, si sente proprio che c'è un omone sotto che sta cantando con un doppio petto. Sì, quindi essendo comunque sia, devo essere stimolato nel voto, questo qua non mi stimola nel voto, e gli do un bel 8,5. Sì, sicuramente ti dà la carica, di la voglia di votare, di cioè adesso cambiamo qualcosa qua, cioè qua c'è la cosa c'è, non so chi sia, ma c'è. 8. Che partito è? La destra. La destra. Ok. Penso che siamo arrivati alla fine. Sì, sì, quindi adesso andremo a scoprire chi, in base ai voti che abbiamo dato, ha vinto le nostre elezioni 2018. Vediamo. Beh, ok, cioè, penso che, allora, a livello di produzione c'è poco da dire, si vede che è un brano che sicuramente sarà costato di più rispetto agli altri, tranne forse quello del PDL, però diciamo che ha vinto proprio il brano del Movimento 5 Stelle, secondo le nostre orecchie, quindi, giusto? Ha vinto il Movimento 5 Stelle alle elezioni del 2018. Da Casual Nerd! E Tash, è tutto. Andiamo a scoprire tra 3 giorni chi vincerà veramente queste elezioni, però con un... Se abbiamo dato il pronostico giusto, moriamo al percentuale. Lasciate un like qua sotto, iscrivetevi al canale e segnate la campanella. Ciao! Alla prossima! Quando trovi la tua strada, te la fa saltare in aria. Non ti fidi più di nulla, ma tu prova.